Il mio primo pensiero è stato Samuele, quindi dare un controllo a lui. Sono entrata e quello che ho notato è che c'era la finestra con gli antoni aperti, quindi c'era un minimo di luce, mentre la porta finestra e la luce era chiusa e spenta. E ho notato subito questo piumone tirato completamente, quasi piano, sul letto. E ho notato questo e il mio pensiero prima è stato voler giocare, voler fare il gioco del cucù, che era quotidiano questo giochino, proprio nel nostro letto. E subito sono andato, ho preso questo piumone, l'ho tirato su. E invece mi sono trovata, sentivo questo rantolo, infatti il mio istinto proprio di tirare su questo piumone, perché forse ho notato qualcosa che non mi tornava. Mi accorgo di Davide che era sulle scale, perché la parte del mio letto da comunque di fronte alle scale che scendono. E lo guardo, mi arrabbio in quel momento, gli dico accidenti, ho detto non me ne va bene una, uno si sveglia, no, penso. Guardo solamente Davide arrabbiato, gli faccio segno con la mano, vedo che lui si gira, piano piano torna su, e io intanto l'ho coccolato Samuele. Poi niente, io sono venuta su per le scale, non incontro Davide. Prendo la mia giacca, mi infilo le scarpe e apro la porta che era già socchiusa perché Davide l'aveva lasciata socchiusa. E quando sono lì per chiuderla dico, cavolo, le chiavi sono dentro, se io adesso le tolgo, giro, che devo fare due scrocchi, girare due volte, facendo più scrocchi, sente perché. Nel silenzio totale, perché in quella casa, anche se avevo acceso la La tv televisione, l'aveva accesa per sì, Davide, per prima. no, per Samuele. Quando sono salita su dalle Dopo che scale, l'aveva coccolato, diciamo, nel letto e accesa la tv sono andata su, ho detto accendo la tv, proprio ho spinto il pulsante e sono venuta via. in Ho modo che sentisse detto, forse pensa così, magari qualche rumore, ma. tranquillissimo. Sì, che poi non arrivava il rumore, però se eventualmente lui si fosse alzato, sentiva, perché da sotto la TV sopra non era un volume che poteva sentire. E quindi sono stata lì, ho detto adesso che faccio? Se chiudo la porta a chiave, lui mi sente, capisce, cioè tutto quello che ho fatto non serve a nulla. Poi non era questa esigenza di dire chiudo, non chiudo. Allora ho chiuso la porta lasciando le chiavi all'interno, scendo le scale, come scendo dalle scale esterne, sì. Vedo Davide che comunque era un po' più avanti, come aveva già preso la bicicletta, mi lancia le scale, prendo la giacca velocemente e sono proprio andata di corsa anch'io al pugno. Quindi accompagna Davide e poi entra dove l'accompagnato Davide ritorna a casa. Torno a casa col pensiero fisso di Samuele, perché comunque il pensiero, almeno quella mente di dire vado al pulmino, poi torno, sembrava ancora più corto di quello che in realtà si fa. E quindi. Tutto secondo lei, quando lei è uscita, tutto non chiudendo la porta a chiave e accompagnata Davide e poi ritornata, quanto tempo sarà passato? Questo andare Io ricordo di aver guardato proprio salendo le scale l'orologio che faceva le 8:24, 8:25. Proprio guardavo perché avevo quel pulmino e di quando rientra? Samuele. Questo quando rientro. Quando è andata la guarda ancora? Io ho guardato l'orario che erano le 8:14, penso, Quindi quando, ancora minuti, prima di scendere giù ancora con minuti, poi Samuele. farà scendere la tranquillità. È stato tutto, si fa prima a farlo che a raccontarlo, nel senso che è stato, questi movimenti li ho fatti molto Da quando è velocemente. arrivata alla fermata del dottor Augusto, lì Davide era subito lasciato, No, no, no,
aspettato. Quanto ha aspettato? Pochissimo. Il figlio non c'era? No. Io pensavo, ho detto, fa totalmente ritardo, che sicuramente... Sta arrivando lui, sì. Faccio due chiacchiere con Savene e il papà, il suocero della Saprani. Due chiacchiere, proprio Sofia sta bene, si è ripresa, oggi verrà anche lei alla festa. E poi dopo arriva il pulmino, io carico Davide e torno subito su. Era disteso col viso in supino, con questa ferita enorme in mezzo alla fronte.